Conosciamo oggi FIRA, ovvero Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia. Perché? Perché ha presentato delle ricerche scientifiche che evidenziano una correlazione tra i fattori socio-economici, attenzione, e anche ambientali con la gestione delle malattie reumatologiche. Come capite, c'è di mezzo non soltanto l'inquinamento, ne abbiamo già parlato al riguardo, ma c'è di mezzo anche il fattore socio-economico. Merita una riflessione, un commento e anche un'informazione che abbiamo chiesto al professor Carlo Maurizio Montecucco, che di FIRA è il presidente, oltre che docente di reumatologia all'Università di Pavia, Policlinico San Matteo. Sarà il nostro ospite, come sempre, dopo la sigla. Il nostro benvenuto dunque al professor Montecucco e quindi anche a FIRA, che per la prima volta conosciamo direttamente. Buona giornata. Che Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. per fortuna sono sempre di più, professore, vuol dire che diamo corrette informazioni come quella che oggi tentiamo di dare tramite lei. Allora, intanto diciamo subito, se permette, che molte ricerche già dicono come l'inquinamento atmosferico possa causare un peggioramento del decorso delle malattie reumatologiche. Detto questo, però, vale la pena ribadirlo magari con qualche novità, per poi arrivare alla vera novità, che è quella dei fattori anche socio-economici che subentrano e non poco, come vedremo. Intanto le do la parola per introdurci all'argomento. Sì, allora, le malattie reumatologiche sono tante. Oggi io vorrei parlare soprattutto di artrite reumatoide, perché è quella su cui ci sono le maggiori novità da questo punto di vista. Da un lato, i fattori ambientali che si conoscono, si conoscono già da un po' di tempo. In particolare si conosceva il fumo di sigaretta come un fattore di rischio per l'artrite. Oggi quello che sappiamo è che non solo il fumo di sigaretta, ma molti inquinanti atmosferici sono un fattore di rischio per l'artrite, non solo sono un fattore di rischio per lo sviluppo dell'artrite, ma sono anche un fattore di rischio per le riaccensioni dell'artrite, e anche per la mancata risposta ai farmaci. Quindi è il link, il nesso tra l'inquinamento atmosferico o l'inquinamento sui posti di lavoro. Per esempio, ci sono dei dati in Indonesia in cui i lavoratori di alcune industrie tessili hanno una imponente frequenza di artrite reumatoide. Quindi sono sempre più stretti i legami tra fattori inquinanti ambientali e, nei pazienti che hanno una predisposizione genetica, nello sviluppo della malattia e anche un decorso più cattivo, più severo della malattia, meno responsivo. E poi torneremo meglio su queste tematiche, professor Montecucco. Adesso, siccome la fondazione da lei presieduta, in base a diverse ricerche svolte nell'ultimo anno, tra l'altro non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale, ho letto, sottolinea che il decorso e la gestione di queste malattie neuromatologiche, in particolare l'artrite, come lei ben ci dirà dopo, concorrono in maniera importante e diretta non solo per il quadro clinico del paziente, ma anche per il contesto socio-economico. Spieghi subito in che modo il contesto socio-economico subentra. Ma guardi, sostanzialmente noi che appartenere a una classe sociale meno abbiente, ovvero le difficoltà socio-economiche, fosse un fattore prognostico negativo per artrite reumatoide, viene da studi americani
che hanno diversi, che loro datano da 40 o 50 anni. Però tutti noi pensavamo che questo fosse appannaggio degli Stati Uniti. Cioè, noi sappiamo che negli Stati Uniti la popolazione più disagiata è quella che non ha accesso alle cure, e quindi il mancato accesso alle cure va da sé che implichi un decorso peggiore dell'artrite e una prognosi peggiore, anche un eccesso di mortalità oltre che di invalidità. Oggi invece abbiamo dovuto anche ricrederci da questo punto di vista, perché anche è uno studio molto bello fatto nel Regno Unito, in Inghilterra, dove c'è un sistema universalistico come il nostro dal punto di vista sanitario, sì, certo, e che prende in esame pazienti che hanno avuto accesso allo stesso tipo di trattamento, cioè farmaci biologici. Ebbene, quello che si è visto è che i pazienti che appartengono alle classi sociali più disagiate hanno una risposta al trattamento che è inferiore a quelli che appartengono alla classe intermedia, che è a sua volta inferiore a quelli che appartengono alla upper class. Quindi la risposta al trattamento è dipendente dalle condizioni socio-economiche. Allora uno dice, vabbè, probabilmente sono gli effetti collaterali che sono diversi, perché questi farmaci per esempio inducono infezioni. Se uno vive agiatamente al caldo, se l'altro vive sotto i ponti, c'è differenza nel rischio di avere delle infezioni. In realtà non è così. Quello che cambia è la risposta al trattamento. Certo. Quella che in gergo, professore, mi perdoni, professor Montecucco, quella che in gergo si chiama l'aderenza, no? Ma, sì, l'aderenza è uno forse dei motivi di questa differenza. Cioè, se io ho un'artrite e faccio un farmaco e vado in remissione, questa è una buona risposta al trattamento. Se non vado in remissione, questa è una cattiva risposta al trattamento. Le cause di buona risposta o cattiva risposta possono essere molte. Una di queste è l'aderenza. È chiaro che, mettiamola così, le classi sociali più fortunate sono anche quelle magari culturalmente più avvantaggiate, non solo economicamente, ma anche culturalmente. E quindi sono le persone che sono più in grado di capire che è necessario seguire un profilo di una strategia di terapia, mentre le altre persone, sia da un punto di vista culturale, sia certe volte non hanno i mezzi per andare a prendere il farmaco tutte le volte o per farsi seguire tutte le volte, e quindi sono svantaggiate anche da questo punto di vista, sono meno aderenti alla terapia. Perché certo, la terapia qua professore, conviene che lei specifichi per bene che quello che è chiamato il basso livello socio-economico, da cui nasce la grande iniquità nell'ambito della salute, no? Uno dei vostri temi assolutamente prioritari, impatta addirittura, lei lo dice chiaramente, lo leggo infatti, sulla risposta al trattamento con farmaci biologici, no, che per spiegare al mondo sono quelli di ultima generazione, quelli che costano di più, professore, giusto? Certo, che fortunatamente da noi sono accessibili all'intera popolazione. Certo, certo. Abbiamo un sistema sanitario che permette questo. Ciò nonostante, quindi non è una questione di accesso ai farmaci, ok? O di potersi permettere un certo tipo di farmaco o un certo altro tipo di farmaco, ma è la possibilità sia economica, diciamo così, che culturale, di seguire correttamente il trattamento. E questa è l'aderenza al trattamento, cioè fare quello che viene prescritto in modo corretto. E poi ci sono anche altri fattori, per esempio, noi sappiamo, l'ho detto prima, che il fumo di sigaretta da un lato e l'obesità, per esempio, dall'altro, sono dei fattori che incidono moltissimo sulla risposta al trattamento. Ebbene, sia il fumo di sigaretta che l'obesità sono oggi come oggi appannaggio delle classi sociali meno privilegiate. E quindi sono dei fattori
che incidono su una popolazione e che spiegano in parte, solo in parte, l'altro è l'aderenza e poi magari ci sono altri fattori ulteriori, certo, che incidono sulla mancata risposta di queste delle classi meno privilegiate al trattamento. E quindi, il problema è, professor Montecucco, che se sugli stili di vita voi state lavorando da molti anni, c'è il mondo che si sta muovendo con la lotta al fumo, con la lotta all'obesità, eccetera, lottare contro dei fattori socio-economici di povertà quasi assolute in alcuni strati della nostra popolazione è molto difficile. Però vorrei che lei tornasse adesso, che abbiamo ben spiegato i fattori socio-economici, all'inquinamento, perché noi quando lo mettiamo in correlazione con patologie pensiamo alle cardiovascolari, alle polmonari, diciamo. Ecco, ci può far capire, professor Montecucco, la relazione, il rischio di ammalarsi di artrite reumatoide, come lei diceva, in che cosa consiste? Ricordiamo che l'artrite reumatoide, mi spiego forse con parole sbagliate, mi corregga, è quel dolore delle articolazioni, sia delle mani che i piedi, è quello che insomma la famosa artrite, quella che è classicamente chiamata tale, giusto? Sì, è un tipo di artrite, sì, che è molto grave perché distrugge le articolazioni, non è solo un dolore. Distrugge le articolazioni, le deforma e causa l'invalidità, ma è una malattia che colpisce le articolazioni, ma in realtà colpisce tutto l'organismo e nasce con ogni probabilità, o almeno nella maggior parte dei casi, poi c'è una quota di pazienti di cui non si sa bene, ma almeno 2/3 dei casi nasce da una situazione di alterazione della mucosa polmonare, dove appunto gli inquinanti, che può essere il fumo di sigaretta, è l'inquinante più noto, modifica delle proteine, delle cellule della mucosa polmonare, e questa modificazione scatena una risposta immunitaria dell'organismo nei soggetti predisposti, che poi è il primo gradino per lo sviluppo dell'artrite. I meccanismi sono molto complicati, non starò qui a spiegarli, però sostanzialmente l'inquinamento, la sostanza inquinante sulla mucosa del tratto respiratorio innesca un processo autoimmune, un processo di disregolazione dell'immunità, che poi ha come risultato finale lo sviluppo dell'artrite, perché è una malattia immunomediata, una malattia autoimmune, l'artrite reumatoide. Professor Montecucco, un vostro associato che lei conosce benissimo, il professor Rossini, quindi azienda ospedaliero integrata di Verona, ha messo in risalto la correlazione che lei sta facendo, è un associato della federazione, il professor Rossini, che conosciamo, con l'osteoporosi. Allora, perché non può sfuggire una malattia delle ossa qual è l'osteoporosi, è giusto? È giusto. Questi sono dati estremamente originali del gruppo di Verona, che studia da decenni l'osteoporosi, è un gruppo leader a livello internazionale sull'osteoporosi, come noi lo siamo sull'artrite reumatoide, Pavia. E loro hanno proprio studiato che l'inquinamento atmosferico correla con la riduzione della massa ossea e quindi con il rischio di osteoporosi. E questo, da un certo punto di vista, non è solo spiegabile, io credo, con il fatto che dove c'è più inquinamento c'è meno irraggiamento solare, perché il sole sappiamo che sviluppa la vitamina D e quindi migliora la situazione. Non è solo questo, è che probabilmente l'inquinamento gioca anche sui fattori costitutivi che permettono alle cellule e agli osteoblasti di creare nuovo osso. E quindi
è sempre più evidente che l'ambiente in cui viviamo e come noi viviamo, per ritornare all'aspetto socio-economico di prima, ha un risvolto enorme sulle nostre patologie. È chiaro poi che a volte succede anche che questo sia meno evidente. Perché? Perché laddove c'è maggior inquinamento, magari c'è anche maggior progresso e migliore sanità, e quindi poi queste differenze o ci sia appunto un'agiatezza maggiore che in altre zone, e quindi queste differenze poi al netto si riducono, no? E diventano meno chiare, e quindi è importante fare degli studi specifici per vedere effettivamente qual è il peso delle diverse situazioni, e qui che entra la scienza nell'andare a definire correttamente il tipo di studio per riuscire ad avere dei dati certi e non dei dati confusi da tantissimi confondenti che possono poi influire su un risultato grossolano finale. Non so se sono stato chiaro, però... Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto quando ha virgolettato i sostantivi progresso e sanità, professor Montecuco, mi creda. Senta, prima stava per entrarne nel merito, poi si è ritirato, ma glielo provoco io la domanda, perché stava parlando di quella quota non trascurabile di pazienti calcolabile intorno al 15%, leggo dei vostri comunicati, che si dimostra refrattaria ai trattamenti. E la vostra ricerca in questi casi, che motivi dà? Come li spiegate? Quali sono i fattori da monitorare? Guardi, fondamentalmente anche qui le forme di artrite assolutamente refrattarie sono, di artrite reumatoide, sono pochissime, sono 2-3%. Si arriva al 15-20% perché c'è una quota di pazienti che per vari motivi non riesce o non fa o non vuole o non può, insomma, arrivare in fondo alla scala dei trattamenti. Questo per mille motivi, di solito sono comorbidità, altre volte sono proprio... la mancata aderenza. Io quello che dico sempre a un paziente è: se non fai un trattamento, dillo al medico che non l'hai fatto, perché altrimenti ti cambia la terapia, te ne dà una più pesante che impatta maggiormente, nella convinzione che tu non abbia risposto al primo farmaco. Ma tu non hai risposto al primo farmaco perché non l'hai fatto, e quindi ti fai male due volte se non sei sincero col tuo medico, ci rimetti solo tu. È un vero peccato, professor Montecuco, perché come lei ci insegna, tra diagnosi precoce e trattamenti che portano, insomma, c'è stato negli ultimi 10 anni rispetto all'artrite reumatoide, si sono fatti dei progressi molto importanti, no? Dei risultati straordinari. Io quello che dico è che una volta i pazienti con artrite reumatoide arrivavano in studio su una sedia a rotelle. Adesso la maggior parte, non tutti, ovviamente, vi ho detto c'è un 15-20%, ma le artrite reumatoide che si diagnostico da adesso le incontri sui campi da sci. Quindi, cioè, voglio dire, è cambiato il mondo dell'artrite reumatoide. E allora è importante che noi ci focalizziamo su queste persone. Tra l'altro che sono una piccola parte, ma sono la parte che ci manca, insomma, e che è importante. Certo. E d'altra parte c'è anche il fatto da dire che avendo risolto nella stragrande maggioranza dei casi il problema della disabilità e dell'eccesso di mortalità, perché di artrite reumatoide si moriva, adesso non si muore più, l'attesa di vita, l'aspettativa di vita per un paziente con artrite reumatoide è uguale a quella del resto della popolazione, se ha avuto l'artrite reumatoide negli ultimi anni. Quindi, mentre prima l'aspettativa di vita era
significativamente inferiore, cioè i pazienti con artrite reumatoide vivevano di meno rispetto al resto della popolazione. Adesso non è più così. Ma quello che voglio dire è che c'è una quota di pazienti che prima non conoscevamo perché non riuscivamo a trattare così bene l'artrite. Una quota di pazienti che per il medico sta bene, cioè l'artrite non ce l'ha più, è in remissione, non ci sono più articolazioni tumefatte, non c'è invalidità, non c'è. Però il paziente sta male, ha stanchezza, ha dolori diffusi, non sta bene, ha una sensazione di non star bene. E noi all'inizio pensavamo, ma sì, sono, insomma, sono quasi paturnie, no? Cioè lui ha una malattia grave, gliel'abbiamo risolta, perché deve non continuare a non star bene? In realtà oggi sappiamo che non è così, e cioè che una grossa parte di questi pazienti ha una malattia che sfugge ai nostri parametri che avevamo una volta di contare le articolazioni dolenti, le articolazioni tumefatte e di vedere gli esami del sangue alterati. Quindi è tutto a posto, ma permane uno stato di malessere che condiziona la qualità di vita. Allora noi dobbiamo modificare il nostro sistema, il nostro obiettivo, che non è più curare la malattia, ma migliorare la qualità di vita, cioè far star bene le persone. Certo. E questo, professore, e questo è... sì, la ricerca salto, che continua. È un salto che ci sta mettendo veramente alla frusta, perché noi abbiamo profuso energie incredibili nello spegnere una malattia terribile, e adesso vediamo che c'è una quota di pazienti che, nonostante il risultato fantastico, continuano a star bene. E questo è il nostro nuovo obiettivo. Il nostro, nel senso di Fondazione Italiana per la Ricerca di Reumatologia. Il nostro obiettivo, nel senso di reumatologi che si occupano di ricerca, e quindi sono supportati dalla Fondazione, che è la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, e la ricerca è quella cosa che permette non al buon medico di curare bene i suoi pazienti, ma a tutti i medici del mondo di curare bene i loro pazienti. E quindi la ricerca non salva una vita, ne salva milioni di vite. Certo. Questo è il discorso. E quindi il nostro nuovo obiettivo è questo. Sono quel 15-20% di pazienti che stanno ancora male nonostante abbiano risposto, o che pure non hanno risposto per i più svariati motivi. E questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo della nostra ricerca. Allora, buon lavoro alla federazione, è presieduta dal professor Carlo Maurizio Montecucco, che ricordo essere docente di reumatologia all'Università di Pavia, al Policlinico San Matteo, va specificato. È stato un piacere conoscerla, soprattutto colloquiare con lei. Abbiamo inquadrato un grande esperto. Se avessimo bisogno domani di tornare su queste tematiche, so che ho un valido sostegno nel professor Montecucco, e voi lo avete in noi, ricordatevelo sempre, professor Montecucco, va bene? Molto volentieri, e grazie, e buona giornata a tutti. A presto e buon lavoro, allora. Arrivederci.